Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Salve a tutti e benvenuti in questo messaggio del 31 ottobre della Madonna e di San Giuda Taddeo nelle apparizioni di Giacarei al veggente Marco. Cari figli, oggi vi invito di nuovo alla santità. Il peccato, il male, abbruttisce le vostre anime, le rende simili al nemico, al demonio, mentre la grazia e la santità rende le vostre anime simili a mio figlio Gesù e simili a me. Se cercate la santità, allora le vostre anime saranno belle e preziose agli occhi del Padre, ed Egli farà meraviglie nelle vostre vite donandovi la grazia della salvezza. Il tempo della conversione sta per scadere e l'avvertimento coglierà di sorpresa tutti gli indecisi. Ed essi avranno grandi sofferenze interiori nel giorno dell'avvertimento. Molti non lo sopporteranno e moriranno. Decidetevi per Dio ora. La conversione richiede tempo e se voi non vi decidete seriamente per la santità oggi, non sarete in grado di ottenerla. Sia il vostro motto o santi o niente. Decidetevi per la santità. Solo così sarete degni della corona della vita eterna. Vi benedico tutti con amore e dico, continua, figlio mio Marco, a mostrare al mondo intero la mia gloria. Avanti, mio raggio di luce, continua a mostrare ai miei figli il mio volto amorevole e misericordioso, affinché credano in me e mi diano il loro sì. Benedico tutti i miei figli, da Lourdes, da Pontmain e da Giacarei. San Giuda Taddeo, miei cari fratelli, abbiate fede nel Signore, credete fermamente nella Sua parola, credete con tutto il vostro cuore e il Signore opererà le meraviglie del Suo amore nelle vostre vite. Rinunciate a tutte le cose del mondo e il nemico attraverso il mondo vi offrono, perché ciò che vi condurrà alla perdizione eterna. Dite di sì a tutto ciò che la Madre di Dio vi insegna e propone nei Suoi messaggi, perché questi messaggi vi porteranno in cielo e alla santità. Vivete la fede con gioia, date al mondo una testimonianza che chi vive la vera fede, chi vive nella preghiera, ha la pace nel cuore, è pieno di pace nonostante le sofferenze. Perché non potete essere ogni giorno nella gioia, ma potete essere ogni giorno nella pace. Siate con me coraggiosi, testimoni del Signore e della Madre di Dio, per questo mondo perduto che non sa dove sta andando, né perché vi andare. Andate, fate i gruppi di preghiera, i cenacoli che la Madre di Dio ha chiesto dappertutto, non fermatevi, non cedete alla pigrizia e al comodismo, perché delle anime che si perderanno perché non avete lavorato ve ne era chiesto conto. Andate ad annunciare la parola del Signore, vivete una vita di intensa preghiera. Senza una vita di profonda preghiera e di spiritualità, nessuno può perseverare né nella santità né nell'amore di Dio, e tantomeno nella vocazione religiosa. Pregate, 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 solo con la preghiera potete avere la forza di rinunciare a tutte le cose che il mondo vi offre, solo con la preghiera potete avere la forza di digiunare e di convertirvi. Dove si recita il rosario, l'inferno cade a terra e la vittoria del Signore è vostra e assicurata. Vi benedico tutti con amore da Nazareth, da Gerusalemme, da Giacarei. Marco, sono molto esausto, ma continuerò a resistere. Sì, amare e soffrire, soffrire e amare sempre, per tutta la mia vita. Questo doppio messaggio del cielo attraverso la nostra Madre Santissima e attraverso San Giuda Taddeo ci fanno comprendere come la vita è difficile e come la gioia e la pace non sono la stessa cosa, perché restare nella gioia vuol dire vivere una vita piena di Dio, senza sofferenze. Restare nella pace vuol dire vivere una vita piena di Dio, con le sofferenze, ma anche con quella pace che ci fa restare sereni. Una pace che deve allontanarsi
dalle cose del mondo, perché il tempo nel quale cadrà l'economia mondiale è vicino, il tempo dell'anticristo è vicino, il tempo che le meraviglie del Signore porterà sulla terra è vicino, l'avvertimento universale, dove tutti vedremo la nostra vita, la nostra coscienza con gli occhi di Dio, causerà anche molti morti, sia perché molte persone potrebbero sentirsi male durante l'evento, sia perché molte persone, dopo aver visto la propria vita con gli occhi di Dio, cadrà in depressione e deciderà di togliersi la vita e questo potrebbe accadere anche nei confronti di tutte quelle anime che vivono in religioni diverse. Magari prendiamo ad esempio un buddista, un islamico, ma anche un indiano, anche un azzateco, anche uomini e donne che fanno parte di falsi profeti, di sette new age, sette sataniche. Davanti alla verità penseranno che la loro vita è stata tutta inutile e che è meglio che finisca. E tutte queste decisioni le prenderanno con la propria volontà, con una volontà che non è fusa con la santa e divina volontà, come Gesù rivela a Luisa Picarretta, e di conseguenza l'uomo finisce per fare danni. Allora, San Giuda ci chiede di continuare a lavorare per la Madonna, di creare dei cenacoli di preghiera e di rinunciare al mondo, quanto è difficile anche per un ragazzo come me, di 30 anni, dopo aver ricevuto delle grazie immense, che sto raggruppando in questo libro che sto scrivendo per la gloria della Santissima Trinità, quanto è sacrificante per me togliere dal mio cuore il desiderio di una fidanzata, di un buon lavoro, di essere felice secondo le cose del mondo o fare determinate esperienze secondo le cose del mondo, e togliere dal mio cuore tutte queste cose. Magari determinate anime vengono da me a dirmi: ma la fidanzata te la puoi trovare, puoi fare sesso, puoi divertirti, tanto non è peccato. Ascoltare il mondo, ascoltare i piaceri della carne è facile, ma poi quando ti metti lì in preghiera e leggi tutti i messaggi della Madonna che chiedono la santità, e la santità vuol dire rinunciare al mondo, quindi non posso pensare come pensa il mondo, cioè che la vita è una, va goduta, poi non hai più possibilità di fare, di divertirti, di fare tante esperienze, di andare a donne. A me di tutte queste cose non mi interessa, perché ho avuto la grazia più grande di tutte in questa vita, ed è quella di vedere Dio, vedere suo figlio Gesù. E allora il mio sì spero che possa servire come testimonianza, e spero di poterci più spesso in diversi video metterci la faccia e parlare delle mie esperienze, parlare della mia vita, in modo che possa essere una testimonianza per coloro che seguono questo canale, che vorranno diffondere questi video, perché oggi i giovani scelgono il mondo e quelli che scelgono Dio non si conoscono e non sanno dare testimonianza intorno a loro. Quindi bisogna portare la testimonianza, perché anche di questo ne verremo
ci verrà chiesto conto dalla Santissima Trinità. Perché non hai portato testimonianza? Perché non hai messo in pratica quello che ho messo nel tuo cuore? Perché non ci hai messo la faccia nel testimoniare quella vita sacrificata, casta, di preghiera, di sacrificio che ti ho chiesto? Questo lo devi testimoniare i tuoi fratelli e sorelle per la mia e unica sola gloria. Quindi per la gloria della Santissima Trinità, non per la mia gloria. Perché io da questa vita non voglio gloria, voglio solo glorificare con la volontà del cielo e non con la mia volontà, la Santissima Trinità, e voglio essere uno strumento del cielo per la salvezza delle anime. E allora spero che la mia testimonianza, questo mio parlare, questo mio catechizzare, no? E anche forse è sbagliato il termine, questo mio fare catechesi sui messaggi della Madonna possa servirvi per comprendere come Dio agisce attraverso di me e come potrebbe agire anche attraverso di voi se proverete a rinunciare al mondo, cosa che causerà tanta sofferenza, però nel mio cuore c'è la pace. C'è la pace e la serenità, perché pregando, come ci ha insegnato la Madonna, possiamo fermare la terza guerra mondiale che è stata predetta da tanti mistici. Pregando e digiunando e offrendo penitenza e sacrifici possiamo fermare la terza guerra mondiale, possiamo fermare determinati eventi, possiamo guarire il mondo dall'inquinamento, possiamo guarire la Chiesa da queste ferite causate dai sacerdoti schismatici contro i papi, che stanno causando la perdita di tante anime. Possiamo guarire tante ferite. E soprattutto testimoniare che il tempo dell'avvertimento è vicino e che bisogna prepararsi, perché guardare con gli occhi di Dio la propria coscienza sarà la gioia più bella, ma anche il castigo più grande. Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video.